Compare una cosa quando spegni. Ma che cazzo? Non c'è più? Vabbè, spegni. Accendi. Non c'è più. Non c'è più. Ciao ragazzi, oggi sono qui con due amici per parlarvi di un prodotto in particolare. Sono qui con Diego di The Butterfly Italia, un canale che tratta di armi e di Barison, e con Emilio Manzo che tratta di quadricotteri in particolare, pilotati in prima persona. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio questa torcia. Vediamo anche velocemente gli altri tuoi prodotti, che sono la Manker e O02. Troviamo la torcia, che porta una batteria a stilo. Troviamo il laccetto, esattamente come per la Manker MK34. Troviamo il libretto di istruzioni, sempre cinese-inglese. Questa invece è la Manker XPG3, che è praticamente più o meno un portachiavi, diciamo. Scatola semplice anche questa. Troviamo il libretto di istruzioni cinese-inglese anche qui. Il cavetto per ricaricare la USB, perché vi ricordo che è una batteria a litio integrata. Come vedete, la torcia è veramente piccola, ha varie modalità di accensione, tra cui anche due LED rossi, non so se si vede nel video, per SOS. La scatola si presenta piuttosto in modo semplice. Troviamo il disegno della torcia, la scritta Manker MK34, mentre sul fianco possiamo trovare alcune specifiche come 8000 lumens, 2 metri di profondità perché è anche waterproof, 280 metri di lunghezza massima del fascio e shockproof di 1,5 m. Possiamo trovare nella scatola subito il libretto di istruzioni cinese e inglese, un laccio per legare la torcia al polso e infine troviamo la torcia. Andiamo un attimo a vedere il reparto estetico della torcia. Abbiamo un corpo veramente ben curato, di alluminio anodizzato in questo grigio satinato veramente molto bello. Abbiamo un'impugnatura molto ergonomica nonostante le generose dimensioni delle batterie che andremo a vedere tra un attimo. Le dimensioni sono 89x55 e abbiamo un peso complessivo di 270 grammi senza batterie inserite. Come già detto, abbiamo un colore molto particolare, non solo molto bello alla vista, un sistema shockproof fino ad 1,50 m ed è anche resistente all'acqua fino a una profondità di 2 metri. Sopra l'impugnatura abbiamo anche questa parte alettata della torcia, che funge anche da dissipatore, perché una volta accesa per molto tempo la torcia tende anche molto a scaldarsi per le diverse intensità di luce che andremo a vedere tra un attimo. Un corpo emittente formato da 12 LED, ogni LED dalla potenza di 6 watt è in grado di dissipare fino a 2 A di corrente. Il corpo emittente è alimentato da 3 batterie, 18650 da 2600 mAh. Le batterie vengono alloggiate nella parte centrale della torcia, come vi faccio vedere adesso. Questa è la batteria che pesa circa 60 grammi. Con le 3 batterie passiamo dai 278 grammi che pesa la torcia a circa 450, grammo più grammo meno, perché non tutte le batterie hanno la stessa capacità e quindi non tutte hanno lo stesso peso. Come possiamo vedere, aprendo la nostra torcia, sono presenti degli O-ring. Questi fanno sì che la nostra torcia sia waterproof fino a 2 metri. Nella parte inferiore della torcia vediamo il solito O-ring che dà l'impermeabilità alla nostra torcia e la piastra che unisce i tre poli negativi delle batterie. Questa piastra trasferisce questo polo negativo sul corpo esterno della torcia e sempre da quest'altro lato verrà trasferito al corpo emittente. Allora, su una delle tre facce del corpo emittente è presente lo switch, il tasto per l'accensione della torcia, l'accensione, lo spegnimento. Dall'altro lato invece è presente un supporto e questo la rende adatta per qualunque tipologia di utilizzo. Ok, ora andremo a provare le varie modalità che sono attivabili tramite questo switch. Ci permette anche di bloccare la torcia con un determinato numero di sequenze per fare in modo che non la utilizzano i bambini, perché questa torcia risulta davvero accecante. Tramite questo switch possiamo attivare le varie modalità, quindi si può partire addirittura da 100 lumen, che sono comunque pochissimi e una durata di ben 2 mesi, fino ad un massimo di 8000 in modalità turbo con la durata di 2 ore. Però in modalità turbo la torcia dopo circa 1 minuto, 2 minuti tenderà a surriscaldarsi troppo e a calare un po' l'intensità. Lo switch che vedete qui ci permette anche di regolare le varie intensità di lumen e abbiamo addirittura anche un valore bassissimo, come vedete qui quasi non si vede. La modalità turbo è davvero incredibile, ve la faremo vedere appunto nei video. Permette, grazie al fascio che comunque è abbastanza ampio, di illuminare davvero grandi aree, anche addirittura posti abbandonati dove magari volete esplorare. Andiamo quindi a vedere come si comporta questa torcia e se riusciamo a fare anche delle riprese aeree con il drone per vedere la distanza del fascio che riesce a coprire questa torcia nella modalità alla massima potenza.